è un sogno che è partito praticamente qualche anno fa, e con precisione 3 anni fa queste tre persone qui si sono incontrate con altri medici e hanno iniziato a dialogare e a cercare delle vie integrative per risolvere certi problemi che la medicina tradizionale non riusciva, non riusciva. E quindi in Valmarecchia abbiamo fatto la prima riunione, da lì è nato, quindi Salvatore poi ha incontrato altri, ha incontrato Gianluca, ha incontrato quindi Valfarma. E tutto il resto, la Tea Giannini, quindi la dottoressa Valducci in particolare, che si è appassionata a questo progetto, quindi tutto il resto, e poi anche quindi il sindaco di Nuova Feltria, quindi che è da ringraziare, e tutti gli altri. E quindi c'è un movimento veramente che parte dal basso e che soprattutto il merito di tutto questo il merito è quello di saper ascoltare il paziente. È una richiesta che ci hanno fatto i pazienti, che a me fanno. Io dico sempre che il mio datore di lavoro è il paziente. E una volta vi devo dire che sempre in terra di Romagna, qualche anno fa, ho detto che un altro mio sogno è quello di far fallire gli ospedali e le aziende ospedaliere universitarie. Questa voce è arrivata al mio direttore, perché io lo so, lavoro in un grande ospedale, l'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, ha detto: Filippo, ma com'è sta cosa? Io ho detto: no, dottoressa, guardi, non è così. Il mio sogno è quello di trasformare l'ospedale da ente di cura a ente di prevenzione, come era una volta e come deve essere. Noi, e quindi in linea, nemmeno se ci mettevamo d'accordo, in linea con quello che si è detto stamattina e che anche Arrigo Cicero ha detto benissimo. Quindi noi dobbiamo preservare la salute. Bisogna invecchiare e arrivare a 90 anni, 100 anni e chissà che sani. E come? Partendo soprattutto tornando alla natura, quindi soprattutto dall'alimentazione. Possiamo partire benissimo in Valmarecchia, perché ancora è un ambiente, come dice il professor Vendorella, clean, ci ha affascinati e qui possono nascere veramente cose molto preziose. Andiamo avanti, la mia esperienza parte, da dove parte questa domanda? Qualcuno mi diceva, quindi tutto è partito, da dove è partito? Da dove si è mosso? Forse molto probabilmente è partito dall'esperienza di medicina integrata dell'ospedale di Pisa, dove nell'aprile del 2014 è nato il vero primo ambulatorio di medicina integrata e oncologia integrata dentro una breast unit, dentro un centro serologico, dentro un grande ospedale. Non c'era bisogno di andare oltre per cercare una medicina integrata, dove si parlasse di agopuntura, omeopatia, nutrizione nutraceutica, fino ad arrivare a un'anestesia senza uso di oppiacei. E questo perché? Perché c'è stata una persona, che sarei io, insieme a tutti questi qui, che il merito è del gruppo, non è solo del singolo. Guai a mettersi anche qui a dire: faccio tutto io. No, bisogna fare tutto insieme, perché il gruppo, tutti siamo preziosi uno all'altro, mi raccomando. Questo gruppo qua di lavoro, dove c'è l'oncologo, il radiologo, il chirurgo, il fisioterapista, l'anestesista, e c'è anche chi fa anestesia e fa anche medicina integrata, esperto di agopuntura, omeopatia e altro, nutraceutica, si mette a fare cose e tramite l'ascolto sapiente, perché il medico bravo è quello che sa ascoltare bene il paziente e mette in pratica, poi cerca le risposte giuste. Siamo riusciti con la mia equipe e tutto, e collaborazione soprattutto dei chirurghi, a fare anche un'anestesia senza uso di oppiacei, usando le riserve stesse della persona, quindi attraverso la stimolazione, quindi, di punti di acupuntura e omeopatia. Ora, su richiesta del paziente, ma anche su grandi interventi. Due grossi interventi sono stati quelli che durata di 4 ore e mezzo con elettroacupuntura in una paziente iperallergica che non poteva fare nulla, assolutamente, non ha fatto nulla, e 4 ore e mezzo con un intervento
di mastectomia e ricostruzione di un lembo di gran dorsale, siamo riusciti anche a portare il successo a questo. Quindi che cosa facciamo? Facciamo quindi la parte principale è la nutrizione, quindi l'alimentazione, perché la chemioterapia senza una giusta e equilibrata alimentazione serve quello che serve. Mentre se noi uniamo in un combination therapy la chemioterapia, quindi cure tradizionali, io mi occupo soprattutto di oncologia integrata, quindi in un combination therapy dove noi abbiamo, quindi con l'aiuto di tutti, andiamo a sostenere l'organismo che sta combattendo, che è sotto stress, sotto un grande lavoro, riportiamo a termine un bel risultato. La chemioterapia funziona meglio, quindi, e i risultati sono quelli che sono. E vedremo, li faccio vedere. Quindi, tutto nasce anche che due anni fa, con il primo congresso di oncologia integrata organizzato dal mio gruppo, quindi a Pisa, in una due giorni, dove c'era prevenzione, niente di meno, ho scelto anche il titolo, prevenzione, benessere e oncologia integrata, e in questo convegno l'incontro è stato il colpo di fulmine, aver chiamato il professor Giuseppe Venturella, che lo stesso anno è da più di 20 anni, 22 anni che si occupa di funghi e in particolare funghi medicinali, anche se è un botanico, professore ordinario della facoltà di agraria della facoltà di Palermo. Ci siamo sentiti per telefono, subito siamo entrati in sintonia, molto probabilmente perché apparteniamo anche alla stessa terra. Ed ecco che lui ha avuto l'onere, ma anche il riconoscimento da parte di un organismo internazionale di aver organizzato due anni fa, lo stesso anno quando io ho organizzato il convegno a settembre, il nono incontro internazionale sui funghi medicinali, la nona conferenza a Palermo, dove noi ci siamo stati, e da lì è partito. Dobbiamo fondare una società scientifica, perché tutto quello che arriva dall'Oriente arriva per tradizione. Quindi ora noi dobbiamo avere una mentalità e, come dico sempre, metterlo tutto quello che noi ci arriva sotto una lente scientifica e verificare e valorizzare, portare a casa praticamente dei valori che ci arrivano. Quindi, e per questo, come diceva Alessandro Gaeta, è arrivata una troupe della RAI grazie a una paziente che, anche se era di Firenze, ha fatto quindi mastectomia, chemioterapia e radioterapia al Careggi a Firenze, sentiva parlare di funghi medicinali a Pisa ed è venuta a trovarmi. Qui è il marito, quello che ha portato Gaeta a dire che di questa esperienza di Pisa: guarda, mia moglie è andata a Pisa, abbiamo avuto un'estate felicissima, tutte le persone che facevano chemioterapia stavano male, mia moglie, siamo andate al mare con la roulotte, abbiamo fatto tutte le vacanze con i bambini, mia moglie non ha avuto nessun effetto collaterale, sono cascati i capelli, mi sono cresciuti in breve tempo, pensavamo di più. Comunque abbiamo trovato anche nel giardino davanti, questo è il centro senologico, qui davanti c'è il centro senologico, c'era un fungo anche vicino all'ambulatorio. Vi faccio vedere un breve filmato, perché io, come dico sempre, il mio datore di lavoro non è l'azienda, ma sono i veri protagonisti, sono i pazienti, e vi faccio vedere un breve filmato estrapolato, 1:30 di questa speciale TG1. Galileo Galilei rivoluzionò la fisica anche grazie alla torre pendente, che da secoli sfida statica e gravità. Fu quella imperfezione a permettere allo scienziato pisano di costruire un pezzo della nostra modernità scientifica. 450 anni dopo, a pochi passi dalla Piazza dei Miracoli, all'ospedale Santa Chiara, il dottor Filippo Bosco sperimenta una nuova saldatura tra natura e scienza per curare il tumore al seno. Funghi medicinali per rendere più tollerabile ed efficace la chemioterapia. Sono esperienze cliniche, ma queste esperienze cliniche è compito nostro, di medici, di ricercatori, a trasformare in esperienze scientifiche.
mio farmaco è un farmaco nuovo e quindi si dice un farmaco, un cambio terapico biologico. Sopporto 195 mg al giorno, che è la massima dose, e altre mie compagne di sventura non sopportano dosi ben minori. Gli effetti sono tanti, sono forti, si vedono in maniera chiara nel momento in cui uno è costante, a quel punto hai degli effetti che sono, in me sono stati straordinari. Io ho avuto un reale beneficio tra le chemio che ho eseguito senza e le chemio che ho eseguito con questa terapia. Quindi c'è poco da fare. Quindi c'è poco da fare. Gli integratori alimentari di qualità costano assai, ma anche se concorrono alla buona riuscita delle terapie anticancro, con le regole attuali non solo non vengono rimborsati, ma non possono neanche essere scaricati dalle tasse. La chemioterapia stessa costa. Il drenaggio che io ho in borsa ha un costo. Ci mancherebbe, cioè questo è riconosciuto comunque, io credo, da ogni paziente. Io perché non possiamo avere questa opportunità in più? Io ho speso un bel po', perché 6 mesi di chemioterapia, è da novembre che io prendo anche la medicina integrata, e cioè facendo i conti non l'ho voluti fare i conti. Ed è convinta che l'ha aiutata la medicina integrata? Non è che prendo un integratore perché voglio avere i capelli più lucenti, io prendo degli integratori perché mi servono per vivere, diciamo, dignitosamente la mia vita giornaliera. Sono disposta a pagarle, però almeno detrarle, questo sarebbe una cosa, un punto già importante. Se la medicina è complementare e dentro il centro senologico, non è stato per volontà dell'altro, non è stato praticamente, ma è stata una richiesta dal basso, una richiesta del paziente, e il miracolo è stato questo. Bene. Cosa sono allora i funghi medicinali e perché vengono usati specialmente in oncologia? Proprio, e all'inizio avevo tanti colleghi oncologi che mi dicevano: ah, mi tornavano le pazienti, o loro assolutamente, ah, non li conosciamo, possono interagire negativamente con i nostri farmaci attraverso tutto quello che diceva Arrigo Cicero, quindi attraverso il metabolismo degli altri farmaci, del citocromo P450, quindi allora tutti hanno paura, ma perché manca la conoscenza? Oggigiorno sono andato a trovare il primario di oncologia medica dell'ospedale di Pisa, il professor Falcone, dialoghiamo sullo stesso piano, dialoghiamo su un piano scientifico, aspetta soltanto, mi ha detto: Filippo, se vogliamo fare qualcosa, scegliete voi il setting, noi studi ne facciamo tanti, siamo pronti a fare studi, quindi riportare veramente a una scientificità quello che noi pensiamo e diciamo. È l'uso. Qualche collega, qualche tempo fa, ora meno colleghi, prima mi dicevano: sai, il fungo medicinale è una moda. Infatti mi arrivano delle prescrizioni di qualche collega, anche ex oncologo di questa zona, che mi arrivano con delle cose che veramente mostruose. Dei funghi medicinali, come si parlava, sottodosati. Chiaramente sono delle cure palliative, non servono a nulla, non portano a questi risultati. Il nostro compito, quello di medici, ma di ricercatori, di scienziati, di industria farmaceutica, è quello di trovare il modo, una nuova, con le biotecnologie, come diceva il professor Manfredini, e noi ci siamo come società scientifica italiana, quindi i funghi medicinali, subito a collaborare. Vi faccio vedere che comitato scientifico c'è, che è pronto a collaborare con noi. Quindi di trovare nuove metodologie di estrazione, ma soprattutto ci stiamo lavorando su meccanismi di biodisponibilità, aumentare la biodisponibilità del principio attivo di queste sostanze. Potremmo risparmiare tanto e farlo a un dosaggio adeguato, perché farlo sottodosato è come non farlo, è illudere queste persone. Quindi esse, soprattutto la frazione polisaccaridica, che è quella più studiata e che è comune alla gran parte di tutti i funghi, proprio agisce come immunomodulatore sul nostro sistema immunitario, che si può chiaramente usare in prevenzione ma anche durante le terapie, come una terapia oncologica integrata.
Vediamo che questi sono sostenuti da tanti studi negli ultimi decenni, è che si parla di funghi da 60 anni, ma negli ultimi 10 anni si parla solo di funghi medicinali in oncologia, proprio perché c'è una letteratura esponenziale. Quindi questi sono alcuni lavori, per esempio su noi sul PubMed troviamo, mettiamo mushroom, quindi vediamo più quasi 18.000 e più lavori. Se noi restringiamo il campo sul cancro, vediamo su 1.800 lavori negli ultimi anni, anche se questo è tutto da ponderare. Vediamo se nelle patologie, diciamo, della mammella, vediamo 217, ma se mettiamo breast cancer vediamo 195 lavori, hanno avuto una dignità scientifica magari. Quindi è tutto, quindi c'è un campo veramente che si sta aprendo. Andiamo avanti per finire, e quindi il più grande centro ospedale oncologico del mondo, penserei, che è lo Sloan Kettering di New York, cosa fa? Qualche anno fa, due anni fa, ha messo su un'app. Gli americani gli piacciono queste cose, dovremmo farle anche noi, magari perfezionandole per divulgare queste notizie. Un'app che qualsiasi, chiunque può scaricare gratuitamente attraverso le varie piattaforme, dove non solo le erbe medicinali, ma ci sono funghi medicinali, e vedere come loro li hanno classificati, li hanno messo. Quindi, parlando della Carius Brezemuril, vedete, c'è una storia clinica, e ogni numerino di questo qui uno va a cliccare lì e lo porta sul lavoro scientifico. Cioè, quindi vedete come si va avanti, non sono chiacchiere. Quindi vedere il Ganoderma lucidum, vedete il Ganoderma lucidum, ma anche il Grifola frontosa, Maitake, vedete che c'è tutta una storia clinica, si clicca, si va a vedere, si vanno tutti i lavori. Ultimamente, quindi questa è una review del 2012, come per esempio addirittura gli effetti, si prevengono gli effetti, preventivo, uso preventivo della micoterapia. Vedere come viene considerata la micoterapia in campo oncologico è un campo scientifico molto promettente. Sostanze con attività antitumorale estratte dai funghi non sono immunomodulatori, ma ci dicono che ci sono delle sostanze biologicamente attive addirittura che agiscono contro il tumore direttamente. Quindi il numero degli studi incentrati sui funghi è continuamente in aumento, come vi dicevo prima. Quindi queste aree di ricerca e la fonte potenziale degli effetti benefici dei funghi è ancora ignorata gran parte. E vediamo come il 90% delle specie fungine non è mai stato analizzato. È quello che vogliamo fare. Quindi in relazione alla loro attività antibiotica e antitumorale è un campo completamente da scoprire. Vedete due parole, l'attività che loro hanno, le più generiche. Hanno l'attività adattogena, quella che si parlava sempre stamattina. Quindi è un fattore questo, hanno un fattore che facilita i processi fisiologici che sono necessari ad adattarsi, sia quando siamo sottoposti a fattori di stress, sia essi fisici, chimici, come può essere quindi una terapia farmacologica, la chemioterapia, o biologici. Quindi fisici potrebbe essere lo sportivo, per esempio, come si diceva stamattina. Quindi aiutano l'organismo a recuperare, ad adattarsi a questo super lavoro, a stress. L'effetto sinergico è quello che io vado a ricercare e trovo durante le terapie oncologiche integrate in ospedale, come per esempio. Quindi il risultato che io ho usando solo la chemioterapia è diverso da quello che io ho invece quando vado ad abbinare il chemioterapico con un estratto fungineo. E vediamo come le interazioni farmacologiche positive tra i due costituenti responsabili aumenta questo effetto benefico. Questa è una review che porta per esempio alcuni 5 funghi più comuni usati in oncologia in combination therapy. Quindi questo per tranquillizzare gli oncologi, ma ormai gli oncologi non hanno paura. Quindi vedete come, per esempio, estratti del PSK, che è del Coriolis versicolor, quindi un estratto, una frazione polisaccaridica, vedete come trastuzumab insieme aumenta l'efficacia del chemioterapico stesso.
Quindi vado avanti subito, però il maitake, il più studiato, la frazione, la sua frazione polisaccaridi, che è la frazione D, cosa fa? Aumenta la sensitività al multifarmaco, in questo caso il chemioterapico. Gli autori descrivono questa molecola polisaccaride come un nano delivery. Lega, essendo un disaccaride, essendo le cellule tumorali molto affamate di zuccheri, cosa fanno? Legano il farmaco, lo portano dentro, ma non si finisce qua l'azione della frazione D, mi va a bloccare queste pompe, quindi stabilizzano il chemioterapico all'interno della cellula tumorale, facendo sì che la cellula tumorale muoia, quindi favorisce questo. E poi hanno anche degli effetti diretti sulla cellula tumorale. Anche qui, per esempio, come dire, la frazione di metà che è ostacolato il progresso metastatico. Quando io ho detto qualche anno fa a Montecatini, c'erano presenti delle oncologhe, e gli ho detto che il maitake ha anche una funzione antimetastatica, allora questo non si può dire. Come non si può dire? Facciamo. Quindi ecco che è ostacolato il progresso metastatico, ha diminuito l'espressione dei marcatori tumorali e una maggiore attività delle cellule NK e di tutti i pazienti seminali. Questo è un bel lavoro. Quindi, per finire, vi dico che questo sapiente e giudizioso uso dei funghi medicinali, per sapiente devo dire che ci devono essere delle persone competenti, perché io non li considero integratori. Questi hanno, a certe formulazioni e a certe grammature, hanno una funzione veramente di farmaco. Quindi, qui ci vuole la competenza medica e clinica. I funghi medicinali sono una grande risorsa per gravi patologie, sia esse autoimmune, ma anche patologie cronico-degenerative, come i tumori. Quindi il vantaggio qual è nell'utilizzo di questi funghi medicinali? È questa, alta concentrazione dei principi attivi, quindi un effetto sinergico con i chemioterapici, sinergico positivo, quindi la combination therapy, aumentano l'efficacia stessa del farmaco. Quindi una riduzione delle metastasi e delle recidive, quindi riduzione degli effetti collaterali chemio, sia chemio che radio, una maggiore compliance del paziente, perché vi faccio vedere due casi subito e finisco, che i pazienti che non possono continuare la chemioterapia introducendo la micoterapia continuano con la chemioterapia e hanno una soddisfazione in questo, si sentono meglio. Aumenta la qualità di vita, maggiore compliance, tempi di recupero più rapidi e soprattutto una migliore qualità di vita. Questa è una, nel preparare questa cosa due giorni fa ero in sala operatoria perché faccio l'anestesista anche, quindi soprattutto il mio primo lavoro è quello, e mi arrivano mail, mi arrivano messaggi da tutte le parti. Questa è una paziente che non poteva fare chemioterapia e mi scrive questo: ho seguito per 2 mesi la sua terapia in corso di chemio con carboplatino e Taxol. All'attacco del 9 maggio le metastasi per le quali ero in cura hanno avuto una sensibile riduzione. Attualmente faccio una chemioterapia metronomica, eccetera, eccetera. Quindi io la faccio sospendere per un po', poi si va a riprendere perché aveva sospeso, ora riprende un'altra chemioterapia. Quella non poteva farlo, l'ha fatto grazie all'aiuto della micoterapia, quindi terapia e oncologia integrata, terapia di sostegno. Lei chiede di nuovo un aiuto. Perché chiede un aiuto? Perché ha visto il beneficio facendo quella micoterapia, facendo quella terapia. Queste sono esperienze e osservazioni cliniche. Quindi possiamo prendere un appuntamento per rimodularla così come eravamo d'accordo. È importante. Questa è una... mi è arrivata questa giovedì mattina, è una paziente con un K del pancreas metastatico, 61 anni, 62 anni, due figli, due giovani figli, uni universitari. È arrivata all'ambulatorio che non si reggeva nemmeno in piedi, era così. Questa è la povera donna inviata da altri pazienti, perché poi sono i pazienti che chiaramente ti mandano pazienti, perché vedendo lei efficace. E questo è qualcosa che noi ci dobbiamo prendere in carico, tutti. E dobbiamo lavorare per queste persone, perché sennò qualcuno prima o poi ce ne renderà conto. Buongiorno dottore, la volevo aggiornare sulle mie condizioni di salute e chiederle 3 informazioni. Quindi acquista fiducia, il medico è importante
saper dialogare col paziente e dedicargli il giusto tempo, non avere furia, conquistare. Perché l'arte del medico, il 30% della terapia, lo fa conquistando il dialogo col paziente. Parlavo con un oncologo di Nova Feltria, mi diceva: Filippo, guarda, lo stesso farmaco che puoi dare tu è efficace, se lo dà qualcun altro. Io ho detto: dobbiamo rompere questa cosa, dobbiamo formare giovani medici e medici che abbiano l'arte di fare il medico, perché fare medicina è un'arte, non è prescrizione. Quindi conquistare la fiducia, il 30% di efficacia di qualsiasi cura è il dialogo, il medico. Quindi, dicevo, sono 2 settimane che, nonostante il caldo, caldissimo in questi giorni, di giovedì scorso, la chemio è liquido ascitico, sentite bene, che mantiene una portata giornaliera di 500-600 ml, più di mezzo litro al giorno, giornaliero. Mi sembra di stare un po' meglio a livello di forze fisiche ed energia. Sono sempre stanca, ma adesso per un paio d'ore riesco a stare seduta e muovermi un po'. Riesco a fare piccole operazioni quotidiane senza fiatone, alternandole con un riposo sul letto. Ditemi se non è una grande conquista questa. Io ieri però, mi dice, non ho potuto fare la terza infusione del secondo ciclo di chemio, perché dalle analisi vedi che i globuli bianchi erano calati. Ed ecco che c'è un'altra richiesta. Chiede se, oltre alla cura che sto facendo, c'è qualcosa di per farmi aiutare. Non vede la fine, vede oltre, capite? E chiede di nuovo aiuto al medico che già ha avuto una certa risposta terapeutica. Questo ci deve far riflettere. Vabbè, chiede altre informazioni sull'alimentazione. Vedete che uno non prescrive solo, ma dà consigli. La nutrizione è importante. Quindi vorrei inoltre chiederle un chiarimento sulla dieta, leggendo eccetera eccetera. Consumo di latte e formaggi di capra sono permessi, quindi assumo. Questo è qualcosa che io, quando l'ho letto, mi sono fermato. Infine, avrei bisogno di un favore. Mi potrebbe fare entro questa settimana un preventivo della durata della cura e del suo costo? Ne avrei bisogno per fare una richiesta di prestito al mio datore di lavoro, visto che la cura per un mese e mezzo è costata 550 euro. Ringraziandolo cordialmente. Io mi sono fermato, poi ho preso il telefonino, calcolatrice, 550, perché ho parlando con un'associazione di oncologia, ho detto, costano care queste cose. E se costano care, noi non facciamo nulla? Con questo risultato, con una qualità di vita che una persona prima si sentiva bloccata e ora comincia a rivivere. E questo è il risultato. E noi non facciamo nulla perché costano care, allora noi li tralasciamo. Allora io mi sono arrabbiato. Gliene ho dette 4 e poi sono andato avanti. Quindi ho fatto 550 diviso 45 giorni. Sapete quanto viene? 12,22 periodico. 12 euro al giorno per una qualità di vita che questa persona non aveva in 15 giorni. Ma già lei si preoccupa che per un mese e mezzo ha acquistato i prodotti. Dove li ha acquistati? All'estero. Chi mi ha detto e che consiglio io di acquistare all'estero, perché all'estero costano meno, vi dico, costano meno. E chi me l'ha detto a me? Altri malati, altri pazienti. Dottore, c'è una farmacia che online costa meno. Questo siamo. Lei, io consiglio, perché io, se volete fatele lì, loro con 12 euro al giorno, non è una terapia che farà per tutta la vita, la farà per 60 giorni, 3 mesi, poi verrà modulata. Io l'ho tranquillizzata. Se lei spende oggi tot, quando finirà la chemio si modula, si andremo sui 5-6 euro al giorno, poi scenderà a 4 euro. Ecco, validare studi, fare studi scientifici. Ecco, serve anche a questo. Andare poi dal politico, dal legislatore, e con queste esperienze cliniche e con dati scientifici alla mano, e dire: guardate, la chemioterapia va bene, da sola non basta, sono soldi buttati. Quindi ci vuole una metanoia, cambiare, affiancarlo a qualcos'altra cosa. Noi abbiamo queste esperienze, i dati clinici sono questi, e per niente
se questi lavori escono non da una università, ma su più università, Bologna, Ferrara, Pavia, Palermo, Pisa, l'oncologia di Pisa, Falcone è apertissimo, Istituto Superiore Sant'Anna, quindi un pool di università che si è Trieste, quindi un lavoro scientifico vale 10, non vale 1, ok? Se noi produciamo dati scientifici, noi queste terapie possono essere alla portata di tutti, possiamo chiedere una rimborsabilità per il benessere del paziente. Per questo nasce la Società Italiana Funghi Medicinali, nasce a Pisa, ha sede niente di meno che Lungarno Galileo Galilei, e Galileo Galilei era un pazzo, come noi un sognatore, ma ci è riuscito e noi vogliamo ripercorrere nella stessa città, ma divulgare. Io vi chiedo praticamente di aumentare il numero, di iscrivervi alla società scientifica, alla Società Italiana Funghi Medicinali, trovate lì fuori anche il depliano. Dare un sostegno e un minimo per noi è importante, sia per finanziare studi, ma sia soprattutto per alzare la voce. Il numero è importante. Per finire, vi invito al convegno nazionale, primo convegno a Palermo a giugno del 2020. Vedete di cosa ci occuperemo. E questo è il comitato scientifico che abbraccia veramente persone che hanno esperienza, sono medici, ricercatori, universitari, ospedalieri, che abbracciano praticamente tutto lo stivale, e se raggiungeranno altri. E io ho finito, grazie.